prima, c'è chi invece oggi ha più coscienza rispetto al passato. Almeno oggi rendiamo giustizia ai morti, a quelli che si sono ammalati e per loro fortuna sono guariti, e rendiamo giustizia anche a quelli che si ammaleranno, perché come ha detto giustamente lei, c'è un decorso lungo e noi ancora la conta dei morti non l'abbiamo fatta tutta. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente 2215 dei deputati Airaudo e altri concernente dati relativi all'andamento del mercato del lavoro a Torino e nella provincia nel periodo dicembre 2010-settembre 2015. Chiedo scusa, c'era un refuso nello speech. Onorevole Nicchi, può illustrarla, prego. Grazie Presidente. A poco meno da un anno dal varo della riforma sul mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, noi siamo qui a chiedere in Parlamento, fuori dalle polemiche dei mass media e anche dalle propaganda che talvolta questo argomento propone, siamo a chiedere i numeri. I numeri per capire la misura dell'impatto di queste nuove norme sul mercato del lavoro. Naturalmente animati da un desiderio di conoscenza, di approfondimento su dati oggettivi, perché siamo impegnati in una battaglia contro la precarizzazione del mercato del lavoro e per l'affermazione di diritti del lavoro. E per migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. Cominciamo da Torino. Torino, che è una grande città industriale, che ha un significato fondamentale nel nostro paese, che anche per la sua storia industriale è oggi all'interno di una grande trasformazione con grandi elementi di preoccupazione, come dimostrano gli alti livelli di cassa integrazione, la precarietà, la disoccupazione giovanile, la riduzione di reddito di molte famiglie torinesi. Cominciamo da Torino e poi non ci fermeremo qui. E chiediamo i dati ufficiali in Parlamento. Perché vogliamo capire che cosa è successo in questo lasso di tempo, per capire i contratti, quale sia l'entità dei contratti a tempo determinato, quali sono le varie classificazioni, cioè, c'è tutto un elenco di richieste che noi abbiamo elencato nella mozione. E ci preoccupiamo e vorremmo capire di più riguardo anche al cosiddetto lavoro accessorio, cioè quel tipo di lavoro che, per esempio, nella forma dei voucher è esploso e ci chiediamo perché sia esploso, se questo non contenga forme nuove di lavoro nero. Ma noi aspettiamo i dati che il governo oggi ci darà per capire e perché vogliamo appunto aggiornare e fondare la nostra battaglia proprio sui dati ufficiali, coinvolgendo l'ufficialità e la solennità del Parlamento. La ringrazio. Il governo ha facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente. Illustro l'atto parlamentare dell'onorevole Airaudo ed altri, con la quale vengono richiesti una serie di dati relativi al mercato del lavoro, con specifico riferimento alla città di Torino e provincia. Al riguardo faccio presente che, vista la complessità dei dati richiesti, nonché l'esiguità del tempo a disposizione per l'elaborazione degli stessi, non posso che limitarmi ad illustrare gli elementi informativi ad oggi acquisiti, riservandomi di integrarli non appena saranno disponibili. Con specifico riferimento alla città di Torino e provincia, fornisco nelle tre tabelle che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e di tutta l'Assemblea i dati oggetto dell'interrogazione.